Giuseppe, questi sono i posti che piacciono a noi. Sì, acqua, acqua. Acqua fredda, questa è una sorgente chiamata sorgente della Zappatina. Adesso con la nostra amica Sandra andremo a scoprire qualcosa in più. Anche perché si chiama Zappatina? Anche perché. E secondo me sarà anche un po' ghiacciata quest'acqua. Secondo me, pure secondo me. Vogliamo fare l'esperimento, dopo metteremo la mano. Sì. Va bene? Lo facciamo. A giudicare. Andiamo a vedere la nostra amica Sandra. Cara Sandra, nella seconda tappa di questo nostro giro siamo venuti a questa bellissima sorgente qui. Cosa ci puoi dire di più? Allora, questa zona è denominata con il nome di La Zappatina, la conoscono tutti così, probabilmente perché ci sono molti insediamenti rurali, richiama l'origine Zappatina. E effettivamente è una zona molto conosciuta qui a Rocca de Mandro, in quanto c'è la sorgente dove si viene a prendere l'acqua, come si suol dire. Vengono dai paesi limitrofi per degustare quest'ottima acqua molto fresca e poi anche un piacevole punto dove fare un picnic estivo, perché la sera vi assicuro che si sta molto freschi. Queste acque, come ha potuto constatare il maestro Guido qui, sono molto molto fredde ed è una zona particolarmente ricca di vegetazione, diciamo un punto rilassante, tant'è vero che su quei macigni che si vedono laggiù, che adesso sono stati assorbiti dall'impianto industriale, in passato si lavavano le coperte, venivano le donne a lavare le cose più pesanti, quando ancora non c'erano le lavatrici, ma io sono venuta anche avendo la lavatrice perché è molto bello e molto caratteristico. E quindi è un bellissimo punto naturalistico di ritrovo per fare picnic e comunque per stare un pochettino al fresco durante le caldissime giornate estive che non mancano. Una domanda mi viene vedendo anche le strutture qui intorno, ma quale uso viene fatto di quest'acqua? Allora, viene fatto per uso innanzitutto irriguo delle colture, che comunque qui è molto, molto sentita la coltivazione, e poi quest'acqua è potabile in quel punto dove noi non possiamo andare in quanto è proprietà privata. C'è anche una sorgente di acqua, diciamo minerale, di acqua frizzante, che è molto molto buona. Io ho avuto la fortuna di poterla degustare, perché comunque è acqua che sgorga direttamente dalla montagna, quindi fa questo piccolo percorso così fluviale, e quest'acqua viene usata, c'è la centrale qui appunto in cui quest'acqua viene smistata, e sembra che serva anche qualcosa a livello di elettrico, viene usata anche come centrale a livello di elettrico. Giuseppe, vieni che salutiamo le nostre amiche e i nostri amici anche alla fine di questa seconda tappa. È stata molto bellissima e interessante, e anche rinfrescante. Quando si tratta di acqua noi non ci siamo vediamo al posto giusto. Grazie di tutto, Sandra, ancora una volta. Noi continuiamo il giro, ma voi questo lo vedrete in un prossimo video. Ciao! Arrivederci.